ragazze, questo sarà un video interamente sui mascara e ho deciso di farlo l'altro giorno quando sono andata ad acquistare questo mascara della Essence I Love Extreme, perché mi sono trovata di fronte a 20-30 mascara, proprio ho detto oddio quale prendo, quale scelgo, e io penso che sia veramente il cosmetico quello più difficile da acquistare, perché a differenza magari dei rossetti, degli ombretti, dei blush che possiamo swatcharci su una mano, divertirci a guardarci i colori, con il mascara non lo puoi fare, no? Non è che puoi prendere il mascara e mettertelo sulle ciglia, non si fa, non dovete farlo, quindi diventa veramente molto, molto difficile la scelta, l'acquisto di un mascara, anche perché ognuna di noi magari cerca un effetto diverso, chi vuole l'effetto allungante, chi lo vuole volumizzante, chi vuole le ciglia nere, chi vuole le ciglia lucide, chi vuole che si asciughi presto, chi vuole le ciglia milionari, insomma ci sono veramente tante richieste e esigenze diverse in fatto di mascara. E io ho scelto quindi oggi di mettere a confronto questi 6 mascara, sicuramente ne farò un altro di video come questo, ovviamente se fatemi sapere se vi può essere utile, se vi serve, perché è in assoluto il cosmetico a cui io non rinuncio, tipo se dovessero dirmi vai in un'isola deserta, devi scegliere un solo prodotto di bellezza, sceglierei il mascara. E ne ho messo appunto in confronto 6, questo della Essence I Love Extreme, il volume milione di ciglia della L'Oreal, il Phenomenize della Givenchy, il Colossal della Maybelline, il Grow Lashes della Revlon e infine il Vamp di Pupa. E niente, questo quindi è il video su mascara a confronto, fatemi sapere se vi è utile, spero di sì perché i miei occhi stanno sanguinando, stanno chiedendo pietà, li ho dovuti struccare 6 volte, adesso li struccherò per la 7ª volta. Spero quindi con tutto il cuore che questo video vi sia utile e fatemi sapere giù se c'è qualche mascara che devo assolutamente prendere perché vale la pena, o come vi siete trovate voi con questo mascara, perché poi ogni esperienza è soggettiva. Adesso vedrete i commenti che ho fatto a qualsiasi mascara, ma magari su qualcuno non siete d'accordo perché magari su di voi ha tutt'altro effetto, è assolutamente soggettivo. E io vi saluto, vi mando un grosso bacio, ciao! Allora, questo è il primo mascara ed è questo mascara della Essence I Love Extreme, che promette di essere di un nero intenso e di rendere le ciglia super voluminose, promette un volume strepitoso e ha la caratteristica di avere l'applicatore gigante, proprio cicciotto, questo maxi applicatore bello bombato, bello grande, e adesso voglio appunto farvi vedere come è il risultato sulle ciglia. Allora, la prima sensazione che si ha è che tenda ad appesantire un po' le ciglia e ad incollarle, e l'effetto secondo me, poi ditemi voi cosa ne pensate guardandolo dai video, più che volumizzante è un mascara allungante, nel senso che sicuramente, ok, sicuramente allunga le ciglia, le rende più lunghe, ma io non le vedo più voluminose. Un'altra cosa di questo mascara che non mi piace è che si fa fatica a rimuoverlo, quindi quando ci si strucca devo dire che ci si perde un bel po' di tempo, e questo è il risultato finale di entrambi gli occhi. È sicuramente bello perché vedete che allunga le ciglia, però non dà assolutamente volume. Questo costa 3,29 euro, perché come sapete le cose della Essence sono belle economiche, però per chi vuole delle ciglia belle voluminose lo sconsiglio, per chi vuole delle ciglia belle lunghe assolutamente consigliato. Poi c'è questo mascara di Pupa che si chiama Vamp, e questo promette di dare, io leggo perché altrimenti non mi ricordo tutti gli spot di tutti i mascara, comunque promette di dare volume, un effetto ciglia finte, ciglia più spesse, più piene, più fitte ed extra black. Quindi vediamo adesso com'è sulle ciglia, e questo è presente in tipo 5-6 nuance, colori molto strani, tipo anche questo qua che ho sulle unghie, il blu, il rosa, e in diverse colorazioni. Io vi farò vedere quello basic, quindi quello nero, e vedete che ha uno scovolino particolare perché si assottiglia nel centro e poi ai bordi, ai lati, diventa più cicciotto, specialmente il lato esterno. Quindi vediamo come
Io non so se è un problema delle mie ciglia, giuro, ma anche questo, più che essere volumizzante, a me dà l'idea di un mascara invece allungante, sicuramente nero, sicuramente aiuta a prendere le ciglia più piccole, ad andare alla base delle ciglia, ma non vedo un effetto particolarmente volumizzante, vedo più delle ciglia che si allungano, che diventano belle lunghe. Questo è il risultato su entrambi gli occhi, quindi vedete che sicuramente le ciglia sono belle lunghe, sono nere, sicuramente in confronto ad esempio con quello della Essence che vi ho fatto vedere prima, le rende più voluminose, le appesantisce di meno, le incolla di meno, tende a staccarle però e quindi a dare un effetto non così voluminoso come magari ci si può aspettare. Ha un effetto di ciglia finte secondo me per questo effetto allungante che ha, però sicuramente è un mascara, almeno sulle mie ciglia, più leggero rispetto a quello della Essence, che tende ad appesantire meno le ciglia, e questo è appunto il risultato finale. Il terzo mascara che voglio farvi vedere è questo della L'Oreal Volume Milioni di Ciglia, questo nella versione Extra Black, e promette di milionizzare le ciglia, appunto si chiama volume milioni di ciglia, nero intenso, e di renderle 4 volte più spesse. E ha uno scovolino molto particolare anche lui, perché vedete che ha tutte queste fibre, queste setole minuscole, piccole, corte, rigide. E adesso farò vedere il risultato sulle ciglia. Questo, speriamo che adesso faccia bene il suo lavoro, non mi faccia vergognare, però questo è uno dei mascara che io amo, che a me piace. Rimane molto, molto delicato, non appesantisce le ciglia, si riesce ad applicarlo molto bene partendo dalla base, prendendo le ciglia più piccole, si riesce a lavorarlo molto molto bene, è bello nero e su di me vedete che rispetto agli altri due dà un effetto migliore, riesce a volumizzare più la radice delle ciglia, la base delle ciglia, a renderle più voluminose dalla base. Ed è anche bello allungante come mascara, le rende belle lunghe le ciglia. E questo è il risultato con il volume milioni di ciglia. Il quarto mascara è questo della Revlon, il Grow Lashes Plumping, ed è quello nero, tonalità nera, del numero 01. E questo ha come obiettivo quello di rendere le ciglia più lunghe e belle voluminose, e favorire anche la crescita delle ciglia per questa formula particolare che contiene con un complesso vitaminico. E lo scovolino, anche lo è bello guardare guardarli uno ad uno in mascara, perché ti rendi conto di come sia diverso lo scovolino. Vedete che questo qua è molto lungo come scovolino, più lungo rispetto ai soliti scovolini dei mascara, e ha questa forma, vedete che da cicciotto diventa più sottile verso la punta conica. Come? Forma conica. La forma conica, è vero. E quindi vediamo un po' l'effetto che dà, sulla ciglia, ecco la punta che diventa sottile, è sicuramente comodo per andare a prendere, vedete, le ciglia più piccole, quindi usarlo anche non solo orizzontale ma anche verticale per andare qui all'angolo interno. A me non fa impazzire, perché vedete che le ciglia diventano proprio quasi diradate, molto tende a separarle troppo per i miei gusti. Il penultimo mascara è questo della Maybelline, The Colossal, e questo è nella tonalità Glam Black, quindi quello nero, e questo promette delle ciglia colossali, belle lunghe, voluminose, un 100% black, quindi 100% nere, e ha uno scovolino, anche lui bello bombato diciamo, e ha queste setole che sono morbide e sono belle lunghe,
Quindi vediamo come sulle mie ciglia. Io mi ricordo, c'è stato un periodo in cui lo usavo tantissimo, ma più di lui ho amato, come si chiamava? Era sempre della Maybelline, mi sembra che fosse XXL. Quello mi piaceva tantissimo. Quello arancione. No, mi sa che era bianco e nero, sai? E questo è il risultato finale con The Colossal della Maybelline. Ed è quello preferito di Andrea. Esatto. Ero tra quelli che gli ho fatto vedere fino adesso. Che bello che lui si interessa a queste cose. È quello che lui preferisce su di me come effetto. Sicuramente, secondo me, dà un effetto allungante. Sicuramente le rende belle lunghe le ciglia. E aiuta molto a incurvarle. Quindi sicuramente potrebbe essere una buona soluzione per chi ha le ciglia dritte che non riesce a renderle curve, a incurvarle. Però come effetto volumizzante a me non soddisfa tanto, non lo trovo molto voluminoso. E l'ultima mascara che voglio farvi vedere è questo della Givenchy, il Phenomen Eyes. Questo è il numero 1 Extension Black. È molto particolare questo come mascara. Innanzitutto questo è uno dei miei mascara preferiti in assoluto ed è molto particolare per l'applicatore, per lo scovolino che ha. Vedete che è uno scovolino sferico, quindi completamente diverso da tutti gli altri. E se ricordo bene, questo scovolino sferico è stato brevettato dalla Givenchy. Io adoro questo, uno dei motivi per cui adoro questo mascara è che si riesce ad usarlo proprio come lo si vuole. Si può applicare orizzontalmente, verticalmente, obliquo, cioè lo potete girare come vi pare, piace, andare dove volete, alla radice, le ciglia piccole, l'angolo esterno, l'angolo ovunque, e resiste molto bene, tiene molto molto bene come mascara, le fa belle nere, voluminose, allungate. Vi dico già quel risultato perché lo sto usando da una vita, perché lo adoro, e adesso farò vedere appunto il risultato sulle ciglia. Questo è il risultato con il mascara della Givenchy, il Phenomen Eyes, ed è in assoluto il mio preferito. Questo secondo me merita il primo posto perché secondo me mantiene le promesse e ha la qualità di avere i pregi che normalmente si trovano in tanti mascara, in diversi mascara, non in uno solo. Cioè riesce ad allungarle, riesce a dare volume, riesce a renderle nere, non le appesantisce, riesce a curvarle molto bene, asciuga velocemente, resiste tanto e ha quello scovolino che veramente permette di sbizzarrirsi, di andare ad applicare il prodotto sulle ciglia, anche quelle più piccole. È il mio preferito, però ditemi cosa ne pensate voi, come sembra a voi questo mascara, se anche a voi sembra che sia il migliore, se merita il primo posto come dico io. Questo è quanto, io adesso vado a struccarmi per la settima volta, quindi se non mi vedete per una settimana sappiate che questo video mi ha causato una congiuntivite e niente, vi saluto, vi mando un grosso bacio, ciao! Verde, azzurro. Questo appunto può essere utilizzato sia asciutto che bagnato ed è questo viola.